www.siciliainformazioni.com. Irriverente. Autorevole. Immediato. www.siciliainformazioni.com. A casa tua, gratis. Ciò che ti serve in tempo reale. Sai tutto e subito. Vieni a visitarci su www.siciliainformazioni.com. Ovunque, in tempo reale. Buongiorno, bentrovati ancora una volta da Giovanni Villino. Siamo qui a Verona per la 43esima edizione del Vinitaly. Oggi diamo spazio alle donne, perché lo meritano e perché oggi è un po' una giornata loro dedicata. In questo momento nello stand dell'assessorato regionale si sta proprio tenendo una conferenza sulla figura femminile in campo enologico. Io ho il piacere di avere oggi qui con me l'architetto Alessandra De Caro del Centro Regionale del Catalogo, fa parte dell'assessorato regionale beni culturali guidato da Antonella Antinoro, ricordiamo anche il dirigente Sergio Gerardi. E accanto a me un'altra donna, abbiamo Stefani Biondi che si occupa di relazioni pubbliche per la Biondi Vini. Scopriremo queste due realtà, ma la prima domanda che sorge spontanea: i beni culturali al Vinitaly cosa fanno? Noi collaboriamo da tanto tempo con l'Istituto della Vita e del Vino in occasione di eventi come questo, come il Salone di Parigi, come il Salone di Venezia, cioè luoghi dove si può parlare di patrimonio culturale nel suo più ampio significato, materiale e immateriale, ma soprattutto dove c'è la possibilità di fare conoscere le attività e tutto quello che si fa per fare conoscere sempre meglio e valorizzare il nostro patrimonio culturale ricchissimo che caratterizza la nostra terra, la nostra regione e il nostro Mediterraneo. Invece sono con Stefani Biondi. Allora, innanzitutto il nome fa capire che la sua natura viene da... Inghilterra, si trova in Sicilia e in particolare sono a 900 metri sull'Etna. Sì, ci sono i crateri spenti, sì, dove si trovano i vigneti. Le vigneti sono state in famiglia dal 600 e cioè mio marito riprese l'attività perché ci sono stato abbandonato durante le due guerre mondiali e poi lui fa anche architetto, ma ha deciso di riprendere questa attività di famiglia. And, i vigneti sono molto particolari, uno in particolare che arriva fino a 900 metri in altezza, quindi senza terrazzo, quindi un lavoro molto molto eroico. Ci sono i ragazzi che lavorano nel vigneto a circa 65 anni. Un'età media piuttosto bassa, come mai non ci sono ragazzi che raccolgo? Questo purtroppo è una cosa, non so, perché in Sicilia, perché in Inghilterra, cioè io infatti cercavo le ragazze di venire in Inghilterra a lavorare nel vigneto, perché non c'è questo, voglio, non lo so, penso forse, non lo so. Una sorta, manca uno spirito da parte dei ragazzi di seguire questa attività. Sì, infatti è un peccato perché il nipote di Ciro, che lui ha 22 anni, giovane, lui ha cominciato a lavorare, ma non lo so, sembra forse una cosa come figura, non so dire, perché non si trova i ragazzi giovani purtroppo. È affascinante seguire questo lavoro proprio sull'Etna. Sì, è incredibile, veramente è una cosa, una fascina. Sì, incredibile, veramente. Il prodotto cui lei è più affezionata, che le piace di più della produzione che avete? Come prodotto, come il vino? Sì, ci sono due vini abbiamo. Il bianco è una cosa incredibile, sembra uno un Riesling, scusi, sono un po' emozionata, non sono abituata a parlare in italiano così perché io mi... Ma è bravissima, le facciamo i complimenti. Siccome mi occupo dell'estero, quindi parlo solo inglese, quindi sì, no, è sempre un Riesling, con l'altezza è una cosa bellissima, sì. Allora, torniamo dall'assessorato, per voi non è la prima esperienza, ci rivediamo. Cos'è cambiato rispetto agli anni passati al Vinitaly? Parliamo di due aspetti, quello dei visitatori, dei buyers e poi quello anche dell'estetica. Abbiamo visto stand elegantissimi, stand sobri, cos'è cambiato? Allora, sicuramente è un momento difficile per tutti quanti, forse un po' i più piccoli fanno più fatica a continuare ad esprimersi, questo dal lato diciamo degli espositori. Dal lato nostro del messaggio che vogliamo dare, io credo, mi attacco pure al discorso che diceva la signora, cioè il fatto, i ragazzi, ecco, l'importante in questo momento, oggi, in questi giorni, l'attore principale è il vino, ma il vino è quello che noi tocchiamo, no? Dietro il vino
c'è tutto un patrimonio di sapere, i canti delle vigne, no? Uno per tutti, tutta la produzione dell'uomo, tutto il sapere che si tramanda da uomo a uomo, che se noi non riusciamo a passare, perché molto spesso chi è il portatore di questa conoscenza neanche lo sa, se non riusciamo a portarlo, che è quello più a rischio, è il patrimonio che è più a rischio perché non si tocca, non è tangibile, se noi riusciamo a fare passare queste tradizioni e quindi fare amare ai ragazzi tutto quello che c'è dietro, noi abbiamo il vino meraviglioso col suo profumo, ma ci sono tante di quelle cose, dobbiamo cercare di rendere di nuovo visibili quello che non è visibile, ed ecco perché noi siamo qua che continuiamo a parlare di questo. Questo è importante per noi. E il fatto che ne parliamo è che molti giovani ho visto, ma devono capire che non è soltanto l'assaggio e il profumo, sono i suoni, tutto quello. Io credo che questo dobbiamo lottare proprio per questo. Ormai l'ha detto anche l'UNESCO. Il patrimonio immateriale ha la stessa dignità. L'ha detto nel 2003, rafforza il nostro valore. Faccio un esempio. La tonnara di Favignano, per rimanere in Sicilia, ha la stessa importanza del Raïs. Ormai dobbiamo tutelare tutti questi nostri valori, che poi sono quelli che ci differenziano e che rendono veramente ancora attuali e diversi il vino, il bianco dell'Etna con un altro bianco, cioè le diversità locali. Facciamo sentire i luoghi. C'è un espositore, non faccio il nome ovviamente, che mi ha colpito perché stava allestendo, io mi diverto, questo è il mio lavoro, e ho detto: ma è la vostra terra? Sono le zolle, avete portato la terra? E mi ha risposto semplicemente così: sì, perché io ho portato la mia terra e i miei prodotti. Credo che non ci sia nulla da aggiungere, cioè, la terra, noi. Ed è bello proprio questo lavoro che porta avanti l'assessorato regionale ai beni culturali. Per il momento è tutto, noi ci risentiamo tra mezz'ora circa, grazie a voi e buon lavoro.